Puntata natalizia di Up, la nostra rubrica dedicata alla Camera di Commercio di Pordenone Udine, con il presidente Giovanni Da Pozzo. Andiamo anche a tracciare quello che è stato un 2023, un anno molto intenso che vi ha visti protagonisti in tante occasioni, un percorso di crescita, di sviluppo in un contesto economico che ha mostrato molti punti di forza per il nostro territorio, presidente. Beh, in questi 5 anni, perché nel 2023 c'è stato anche il rinnovo della governance della Camera di Commercio, abbiamo avuto di tutto, abbiamo avuto tutti i cini neri possibili e immaginabili, li abbiamo avuti noi, li hanno avuti le imprese, quindi l'impatto è stato a livello globale. Ma diciamo che come ente camerale i nostri obiettivi principali erano: il primo, consolidare questa fusione che c'è stata fra Udine e Pordenone, che sta dando degli ottimi risultati, e questo è un obiettivo raggiunto non solo sotto l'aspetto procedurale ma anche sotto l'aspetto relazionale, che è importantissimo. Secondo, abbiamo cercato con tutte le attività, quelle ordinarie, di essere veloci, smart e vicini alle imprese, anche questo è un obiettivo raggiunto. Terzo obiettivo, quello attraverso tutte le partecipate, e quindi le partecipate legate all'internazionalizzazione, alla digitalizzazione, all'innovazione, di essere propositivi su percorsi nuovi per il sistema delle imprese di Udine e Pordenone. Anche questo direi che abbiamo avuto dei risultati molto molto significativi. E a me piace però così mettere, archiviare quello che sta dietro alle spalle e guardare al futuro. Il futuro di questa Camera è un futuro impegnativo, perché voglio ricordare, dopo la Camera di Commercio di Milano e di Roma, è una delle 10, entro le 10 top 10 italiane. È una Camera che rappresenta il 76% delle imprese, il 92% del nostro territorio regionale. È una Camera che ha nel suo interno ben 41 fra società ed ente partecipate in tutti i settori, alcune con partecipazioni di controllo, altre con partecipazioni minoritarie, ma collegate con le amministrazioni comunali, con la regione, con le associazioni di categoria e quant'altro. Quindi quello che noi vogliamo nel prossimo futuro, quindi nel 2024, rafforzare questo percorso di integrazione fra Udine e Pordenone, che si è consolidato con un ulteriore tassello avendo fatto la fusione fra la società di promozione di Udine ITER con quella di Pordenone Concentro. Quindi c'è solamente un'unica società che si chiama TEF, e questa si opererà nell'ambito della promozione di un territorio così ampio. Poi vogliamo essere presenti su quelle che sono le grandi tematiche economiche della regione, in particolar modo su un progetto che andremo a sviluppare sul nuovo manifatturiere innovativo e su il turismo di qualità. Poi abbiamo tutte le nostre attività, quelle diciamo di altissimo livello, da Pordenone Legge a Dialogue for the Future, dove la seconda edizione verrà fatta nelle prime giornate di marzo, con un programma veramente di grande spessore internazionale. Quindi noi ci siamo, ci impegneremo per chiaramente far crescere il sistema economico dei nostri territori, pur sapendo che potremo fare anche moltissimi errori, oppure potremo essere performanti, perché bisogna avere anche l'umiltà di capire che non sempre si riesce a raggiungere le aspettative chiaramente di chi sta intorno a noi, ma diciamo che finora queste aspettative le abbiamo soddisfatte, quindi questo è già un buon risultato.
proposito del 2024, anche attraverso il lavoro di ricerca, di studio delle tendenze, dei trend a livello nazionale e internazionale, dal vostro banco d'osservazione, che 2024 potrà essere per le imprese del territorio sotto il profilo dell'export, che è uno dei punti di forza, ma anche per quanto riguarda l'innovazione e l'industria 4.0? Ma noi lo ribadiamo, ma viene rimarcato anche dai contesti nazionali. Chiaramente il manifatturiero è un po' in difficoltà, segna dei dati negativi, e questo anche legato a quelle che sono le dinamiche geoeconomiche internazionali, in particolar modo europee, in particolar modo con la Germania. Ma abbiamo un settore che è quello del turismo che sta sempre più dando soddisfazioni. Tre giorni fa la stessa Confindustria Nazionale, che rappresenta il mondo dell'industria, non certo quello del turismo che viene rappresentato in particolar modo da Concommercio, ma ha evidenziato l'importanza per la crescita del PIL del settore del turismo. I dati di questo anno saranno per la nostra regione positivi. E per quanto riguarda l'export, noi abbiamo una percentuale di incidenza dell'Expo rispetto al PIL regionale molto elevata nell'ambito nazionale. Abbiamo dei grandi campioni che sull'export fanno segnare dei dati estremamente significativi, e noi crediamo che, pur nelle difficoltà, questo dato di export continui ad essere importante per il PIL della nostra regione, sapendo comunque che l'economia della nostra regione è un'economia molto diversificata, molto geograficamente legata ai propri territori, con delle potenzialità che abbiamo detto con il turismo, ma pensiamo a quella della logistica legata alle nostre portualità. Anche il futuro della fiera di Udine, Udine Gorizia Fiere, segna un ulteriore passo per quanto riguarda la rappresentanza territoriale. Sì, è un fatto molto positivo. La Camera di Commercio è il primo socio con quasi il 50%. Abbiamo sostenuto fin dall'inizio e oggi bene quello che è accaduto ieri. Cioè ieri praticamente il mondo dell'artigianato, con Confartigianato in testa, ha acquisito quel 5% che era della Camera di Commercio di Trieste, che è uscita dall'asset sociale della fiera di Udine. Era Udine Gorizia, ora ritorna a essere la fiera di Udine, perché la partecipazione di Gorizia non sarà più presente in quanto è afferente al mondo camerale di Trieste. Quindi è un rafforzamento dove un'associazione di categoria importante potrà dare un lavoro, un aiuto, un supporto significativo per sviluppare ulteriori programmi legati proprio al mondo artigianale, che è un mondo molto ampio. Andiamo dal mondo delle costruzioni, all'artigianato artistico, a tantissime cose sia legate alla tradizione che all'innovazione, e quindi io sono molto soddisfatto, e su questo ringrazio il presidente Tilatti, col quale abbiamo costruito questo percorso e che lui ha dato grande e ampia disponibilità per acquisire questa quota sociale. E quindi il Confartigianato, con una sua collegata società di servizi, raggiunge quasi il 6% delle quote societarie. Faccio gli migliori auguri di Buon Natale e Buon Anno Nuovo a chi ci ascolta. Faccio gli auguri a tutte le imprese che sono i nostri campioni sul territorio, di tutti i settori, tutte le dimensioni e di tutti i territori. Faccio gli auguri a tutti i miei collaboratori, che sono stati splendidi in questi anni e lo saranno ancora di più nei prossimi anni. Faccio gli auguri a tutte le associazioni di categorie che noi rappresentiamo come Camera di Commercio, ed un auspicio, un augurio alla politica, che ponga sempre come punto di attenzione il mondo dell'impresa e il mondo del lavoro, che sono la stessa medaglia con le due facce, che sono importantissimi per sviluppare un territorio.
un ufficio stampa che quotidianamente va a fotografare il mondo delle categorie, il mondo degli incontri, degli eventi che promuovete durante tutto l'anno. Sì, diciamo che il nostro ufficio, il mio ufficio, è un ufficio che si occupa della Camera di Commercio a 360 gradi e comunica tutte le attività che vengono fatte quotidianamente. Sono attività, molte sono attività di servizio alle imprese, molte sono iniziative che organizziamo, eventi che organizziamo sempre legati al mondo dell'economia, e poi l'attività proprio specifica che cura la nostra Camera di Commercio, che è un mensile che si occupa di raccontare sia di fare approfondimenti sull'attualità economica della regione, sia anche di raccontare proprio le imprese che sono il nostro primo interlocutore, sono le imprese a cui l'attività della Camera primariamente si rivolge, e in questo mensile cerchiamo anche di dare spazio a loro raccontando le storie di imprenditori che sono a volte molto curiose, sono molto interessanti e spesso non hanno nelle cronache quotidiane, non hanno il risalto che invece il nostro mensile, essendo proprio specifico sull'economia locale, riesce a dare loro, e si trovano veramente delle chicche molto molto interessanti e delle imprese di una qualità davvero elevatissima nel nostro piccolo territorio. La nostra attività viene fatta tutta da giornalisti che si occupano in modo professionale di raccontare la vita all'interno delle imprese, quindi riusciamo sempre comunque a trovare delle notizie e l'occhio è sempre quello comunque attento del giornalista che comunque racconta e cerca di scovare anche veramente le cose più interessanti e mettere in luce proprio gli aspetti più importanti del lavoro che viene fatto quotidianamente all'interno delle imprese. Oltre a questo, il nostro mensile, così come le trasmissioni che stiamo facendo con voi, hanno proprio l'obiettivo di far arrivare a cittadini e imprese tutto quello che è l'attività di servizio che la Camera di Commercio fa nei confronti delle imprese e delle categorie. Perché ricordiamo che l'importante è fare, ma è importantissimo anche comunicare quello che si fa, soprattutto per fare in modo che sempre più imprese possano accedere a dei servizi che sono veramente molto utili. Non siamo solo un ente che richiede delle cose, siamo un ente che dà servizi, servizi per l'export, servizi per sviluppare le attività di impresa, contributi per migliorare la propria produttività, per innovare, servizi per la brevettazione. Insomma, sono una serie di attività che obiettivamente invito personalmente le aziende a sfruttare, quindi contattandoci, e credo che i canali di comunicazione servano a essere proprio un ponte per aiutare le imprese a sapere a chi rivolgersi proprio attraverso le varie attività di comunicazione, che sono tante. Quindi c'è il mensile, c'è l'attività di ufficio stampa, che significa relazioni che noi teniamo con i giornali e che i giornali poi e le TV diffondono, ma c'è anche un'attività personale della Camera sui social, quindi una sua presenza sui social. Il nostro hub principale, come si dice adesso, è il sito internet, che è pnud.camcom.it. Questo è proprio il nostro portale dove sono elencati e sono presentati tutti i servizi e tutte le opportunità che ci sono, dalla formazione all'internazionalizzazione, ai contributi, eccetera. Dall'altro lato abbiamo i social, quindi abbiamo la pagina Facebook, abbiamo il profilo Instagram, e quest'anno abbiamo anche il nostro canale YouTube con molti video, anche dei tutorial e anche dei corsi di formazione che invito veramente a guardare, perché cerchiamo sempre di dargli un punto di vista e un approccio molto utile e pratico per l'utilizzo proprio dei servizi camerali. E da quest'anno, da qualche mese, abbiamo aperto anche il profilo su LinkedIn, perché è il social delle imprese, il social del lavoro, ed è fondamentale che la Camera di Commercio sia presente e possa comunicare direttamente con imprese e lavoratori attraverso questo canale.